2024, un anno particolare, soprattutto ricchissimo per lo sport in canavese, ancora una volta con le due ruote che saranno assolute protagoniste. Come nelle stagioni passate, il connubio canavese-ciclismo è forte, una coppiata che è risultata vincente e risulterà vincente ancora una volta. Anche quest'anno con tanti mesi ricchi di eventi e iniziative che via via andremo poi a scoprire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ma per rompere il ghiaccio, se così possiamo passare, mi passate il termine, ci sarà un evento, un doppio evento, un fine settimana molto ricco che vedrà al centro dell'attenzione Torre Canavese. Torre Canavese che tornerà a essere per un weekend, quello del 2 e del 3 marzo, capitale non solo piemontese, ma addirittura nazionale della mountain bike, in particolare a livello giovanile. Per scoprire un pochettino di più quello che sarà l'evento che è organizzato dal Racing Team Torre ASD, abbiamo invitato il presidente, che è qua con noi, Luca Zanetti. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a te. Luca, con te vorremmo un po' scoprire e soprattutto capire questo evento importante, una 2 giorni molto ricca, dove il meglio del ciclismo, sia a livello piemontese per quanto riguarda un po' tutte le categorie senior e junior, e poi il giorno successivo i giovani, quelli rampanti che arriveranno da tutta Italia, che hanno, appunto dueleranno a Torre in un ambiente splendido, grazie anche a un'organizzazione molto attenta, quella del vostro club. Raccontaci un po' Sì. cosa dobbiamo aspettarci. Allora, il nostro team, il Team Racing Torre, appunto, ha deciso di proseguire con una formula che ormai è abbastanza consolidata, che è quella di organizzare queste gare sui 2 giorni, una riservata agli atleti regionali, non solo regionali, ma un campionato regionale abbinato alla Ex Piemonte Cup, da quest'anno Coppa Piemonte. E si svolgerà il sabato per atleti junior, open e i master come lo scorso anno. Anche quest'anno si correrà nel pomeriggio, quindi abbiamo Ritorno verso già le 13, verso giusto? le 13, sì, abbiamo già una nutrita schiera di atleti iscritti, se ne aggiungeranno ancora altri, per il momento sono circa una settantina, ma le iscrizioni chiuderanno il 28 di marzo, quindi mi 28 aspetto, febbraio. sì, 28 28 febbraio. febbraio, scusa, mi aspetto altri team che mi hanno già contattato e ancora non si sono iscritti, ma provvederanno a farlo nei Vabbè. prossimi giorni. Mentre siamo già a circa 350 iscritti e aumentano di giorno in giorno per quanto concerne il campionato, la gara nazionale del giorno dopo, che è riservata a esordienti allievi, primo e secondo anno, maschi e femmine, e sarà un bellissimo spettacolo perché ci saranno tantissimi atleti, i più forti saranno tutti in gara e quindi le sfide saranno veramente ad alto livello perché abbiamo un percorso che è molto tecnico e che esalta anche le capacità di guida di questi giovani atleti. Che peraltro giovani, ma Già scafati, li l'evoluzione già possiamo scafati, definirli. assolutamente, l'evoluzione della mountain bike prevede sempre tracciati più tecnici e impegnativi, mezzi più evoluti rispetto al passato e quindi difficoltà tecniche che Vanno fanno via aumentando, parte, vanno certo. via via aumentando, ma abbiamo dei giovani biker che conducono il mezzo alla perfezione e che daranno sicuramente veramente spettacolo nelle discese più impegnative che sono state, direi, meticolosamente preparate da tutti i soci volontari che si sono resi disponibili in queste settimane a sprecare, tra virgolette, i loro sabati e le loro domeniche Hanno hanno investito investito, il certo. loro tempo sottraendo le famiglie per Ma la andare passione è a passione. consolidare il terreno e quant'altro. Naturalmente, sotto la guida, ci tengo a sottolinearlo ancora una volta, di una persona esperta come Claudio Gaspardino, che Ah, non tralascia nessun particolare, certo. anzi, se posso esprimermi, è anche fin troppo esigente. Claudio lo conosciamo, sappiamo come lavora, l'abbiamo visto lavorare, è uno meticoloso in Lo quello. conosciamo e devo dire che è un piacere avere a che fare con lui perché vuole
proprio curare il percorso sotto ogni suo aspetto e non si ritiene lui stesso mai soddisfatto, però io devo dire, l'ho anche provato, non ho delle capacità di conduzione della bicicletta come questi giovani atleti e come anche le categorie del giorno prima, la mia specialità è sempre stata piuttosto la strada che non la mountain bike, però devo dire che è un percorso bellissimo da percorrere e che se il tempo ci assiste, certo, secondo me darà sarà un grande spettacolo per... Per tutto il pubblico, per tutto il pubblico che ci onorerà della presenza. Certo, perché non è solo uno spettacolo per i ragazzi che naturalmente lo fanno a livello agonistico, ma diciamo la verità, c'è grande passione, c'è voglia di correre proprio perché è un qualcosa che piace ai ragazzi. Ma ricordiamo appunto che ci sarà, sarà uno spettacolo per il pubblico, perché abbiamo già visto, abbiamo ancora negli occhi la tanta gente che l'anno scorso è venuta a Torre e che al di là della zona di arrivo molto bella, spettacolare, anche diciamo così ottima anche per ricevere appunto il pubblico, tantissimi che erano lungo il percorso a fare il tifo per questi ragazzi, questa è una bella cosa. Assolutamente, ci sarà un nutrito numero di atleti e questo già comporta un indotto che è quello familiare, di accompagnatori, di certo, maestri, allenatori, direttori sportivi e chi più ne ha più ne metta. Oltre a queste persone che diciamo sono addette ai lavori, ci saranno naturalmente le persone che vengono per godersi una bella giornata e speriamo che sia tale, in mezzo alle colline di Torre, disseminate lungo il percorso, poi avremo dei servizi di ristorazione con la Proloco che si occuperà come lo scorso anno, anche se io non ero presidente, certo, di gestire questo aspetto che è importante, perché è un aspetto importante perché un bel panino dopo la gara non lo disdegnano gli atleti ma anche i genitori che stanno lì tutto il giorno, un buon caffè, una bibita, una birretta. E poi presidente permettimi, ricordo che poi è vero che i ragazzi corrono e sono in tensione per la gara, ma ho visto i genitori che sono in tensione finché i loro ragazzi non arrivano e fanno un tifo indiavolato. Pulito, sempre corretto, ma indiavolato, ed è giusto anche certo, che sia così. Il tifo è giusto che ci sia, certo, ognuno parteggia per i suoi atleti, naturale, io stesso avrò mio figlio, quest'anno non mi ci potrò dedicare come l'anno scorso che ero spettatore accompagnatore, però quest'anno un altro ruolo, passare un po' di tifo lo farò con un ruolo diverso come ma responsabile della manifestazione. Ci sta. Senti Luca, oltre al discorso puramente agonistico e quindi della gara, di questo doppio appuntamento che ci attende inizio marzo, ricordiamo che Racing Team Torre sta lavorando anche per la crescita dei ragazzi, nel senso che voi come società continuate a portare avanti un discorso di crescita che è fondamentale, insegnare ai ragazzi ad avvicinarsi al mondo dello sport, perché il mondo dello sport è anche educazione oltre che appunto crescita sportiva. Assolutamente sì, stiamo cercando di valorizzare questa possibilità che abbiamo sul territorio di fare pedalare i ragazzi anche in mezzo alla natura. Partiamo da atleti più piccoli che affronteranno le prossime categorie dei giovanissimi fino ad arrivare a degli atleti anche noi junior, però alla base di tutto questo c'è una scuola portata avanti da Claudio con i suoi accompagnatori, quindi altri maestri che si dedicano anche loro per far crescere questi ragazzi e farli innamorare di quello che è una disciplina che sta prendendo piede perché pur essendo spettacolare e a volte anche sembra aggressiva perché ci sono passaggi impegnativi, sì, però rispetto alla strada offre la possibilità di tenere i ragazzi in un ambiente, sì, come si suol dire, più sicuro, più protetto. Certo. Poi la gara è gara. Poi, vabbè, però esercitano doti che sono di equilibrio, certo, questi ragazzi. Poi lo sport è salutare, no? Qualsiasi tipo di sport praticato in purezza, con certo, la volontà di crescere, di migliorarsi, è un fattore che aiuta molto i ragazzi
a tenerli anche distanti da altre tentazioni che al giorno d'oggi sono dietro l'angolo, Purtroppo il quindi. mondo odierno è pieno di situazioni un Esatto. po' scure. Il fatto di fare sport e quindi di essere una famiglia, perché in realtà diciamo, noi lo diciamo sempre, che oltre alla famiglia, la scuola e le società sportive sono un prolungamento di quello che è l'attività familiare. È un luogo di, sono luoghi, sono realtà Luoghi di, d'incontro, esatto, di incontro e anche di crescita. aggregazione, Certo, chiamiamoli come vogliamo, educazione. educazione, perché comunque cioè, si parte anche un po' dai rudimenti base, che oltre a pedalare, la merenda fatta a fine allenamento, gli si insegna a non buttare Certo. cartacce quando si pedala, un gel, chi lo prende lo si rimette nel taschino. È bello, Vengono importante. seguiti, sono cose importanti, sono anche dei fattori proprio di educazione che voglio sottolineare perché tutti si rendono disponibili per far crescere questi ragazzi e un minimo di ritorno da loro lo Avere, dobbiamo certo. avere. Assolutamente. Bene, siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata, di questa presentazione. Mi viene spontaneo dire che effettivamente in questi ultimi anni la vostra società, tra novità, eccetera, ha comunque continuato a portare, sta continuando a portare avanti un discorso che è quello appunto delle due ruote, la mountain bike, una disciplina che in canavese è sempre stata molto forte, ha una bella storia, storia che sta continuando grazie all'impegno anche di Torre, non solo sotto il punto di vista societario, ma anche proprio di realtà, di città, di paese, che ben accoglie questi eventi. Assolutamente sì, il comune ci supporta, la Proloco stessa che abbiamo già citato in precedenza ci offre la possibilità di fare questo evento che, ripeto, sono tutti e due eventi importanti, Assolutamente. specialmente quello della domenica, anche perché assegnerà la maglietta nazionale del Gran Prix d'inverno e comunque serve anche a tenere vivo un territorio vive di queste cose, dell'adoperarsi delle persone che lo abitano, perché gli stessi abitanti di Torre, molti sono soci consiglieri nella nostra società e lo fanno Per in maniera spirito di volontaria per portare avanti appunto delle attività sul loro territorio e fare in modo che ci sia sempre qualcosa di vivo. Certo, giusto. Perché è corretto che sia così. Forse a volte noi tralasciamo questo aspetto che è anche culturale per un piccolo paese, Torre. Io non Cavolo. sono di Torre, ma sono 700 anime e sto scoprendo un movimento bellissimo Assolutamente. da che, Culturalmente poi Torre è una storia straordinaria. Certo. assolutamente, oltretutto un bellissimo paese, queste viuzze nell'interno, Con i così quadri, con le curate. cose artistiche splendide da scoprire. Infatti sarà l'occasione anche per chi arriverà per la prima volta a Torre di vedere una realtà che non è solo legata al mondo dello sport, ma anche al mondo della cultura Esatto, e dello star bene in un territorio che è molto ricco. consiglio vivamente alle persone che interverranno, oltre all'aspetto agonistico, molto bello perché comunque tutti questi paddock pieni di gente, di ragazzi che fanno il riscaldamento, questo odore di gara che si respira già dalle fasi preliminari, di Certo. farsi però anche una passeggiata all'interno di questo paese perché è tutto da scoprire ed è veramente un paese bello paesino bello da visitare. Bene. Che aggiungere? Raccolgo un'eredità Certo. importante, del presidente Maurizio Lazzero, che comunque ci ha supportato per l'organizzazione di questo evento. È giusto ringraziarlo e Ed è giusto salutarlo. ringraziarlo e salutarlo, sarà collaborativo con noi anche Certo. durante i 2 giorni di gara e Conoscendolo Maurizio è uno che non si tira mai indietro, non si tirerà assolutamente. sicuramente indietro e che dire, in bocca al lupo a me e al team per questa nuova versione Assolutamente. Di gara, di società di e tutto, ma società. sicuramente voi avete le spalle larghe, siete, beh, appunto come hai detto tu, una bella collaborazione, gente che comunque ha voglia di fare.
Non ci resta a questo punto di ricordare quali sono gli appuntamenti, che appunto il 2 di marzo con la gara legata di Coppa Piemonte, dove ci saranno Junior, Master e Junior Open e Master maschile e femminili. Maschile e femminile. Quindi che arriveranno fondamentalmente dalla Regione Piemonte, ma non solo. Il giorno successivo, 3 marzo, a partire dal mattino, ritrovo dalle 8, inizio delle gare verso le 9.30. Alle 8 le prove ufficiali, okay. Quindi i marshal, e ambulanze, medico saranno già disponibili mezz'ora prima, okay. Perché abbiamo incluso le prove ufficiali dalle 8 alle 9. Ottimo. E poi dalle 9.30 in avanti. Dalle 9.30 in avanti fino alle 15.30-16 vedremo ininterrottamente girare questi giovani acrobati delle due ruote sul percorso per tutte le gare delle rispettive categorie. In ultimo, ma proprio in ultimo, un ringraziamento a tutti i nostri sponsor che ci stanno supportando, perché purtroppo i soldi sono sempre meno e le società senza questi proventi di persone che, nonostante la crisi, nonostante tutto, credono nel progetto dei giovani e mandano avanti le società come la nostra. Bene, Luca, grazie ancora di questa presentazione. Allora, appuntamento 2-3 marzo, ci vedremo là, perché lo spettacolo assolutamente è da seguire. Appuntamento a te e a tutte le persone che ci saranno. Tra l'altro avremo importanti ospiti della federazione e daremo il benvenuto a tutti quelli che avranno voglia di passare un weekend anche un po' diverso dal solito. Anche un po' diverso dal solito. Luca, grazie ancora, alla prossima, arrivederci, in bocca al lupo. Grazie. Grazie.